Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Rotto Rent in compagnia di Samugen. L'arena. Allora, non abbiamo la più pallida idea di come funzioni questo team. Akira è in vacanza, quindi non possiamo giocare con lui. E quindi oggi ci butteremo nel focolare del battle spot per perdere. Sì, non sappiamo usare questo team, comunque ci proveremo, dai. Esatto. Allora, siamo a 1822 con 56 lotte affrontate, 41-15, che non è un brutto rating. Abbiamo già trovato subito. Ed è un 1805 dal Giappone, e con messaggio hasta la vista. Ah, va bene, ok. E proprio, oh, Big B, praticamente. Allora, Xerneas, Big B sta per Big Bronzon, comunque, per chi non lo sapesse. Xerneas, Smeargle, Kanga, Groudon, Salamence e Bronzong. Allora, non penso che voglia settare la Trick Room qua. Non so, però vedo che Xerneas potrebbe mettere Bronzong in lead. Secondo me. Allora, il problema è che Bronzong di solito a Lamberry, o comunque a Safeguard, o qualcosa per... O di solito a Lamberry Safeguard, o qualcosa di strano per counterare la cosa. Potrebbe anche le dare Kangaskhan Bronzong. Sì. Io conoscendo Tira farei... Smeargle Salamence. Io ti conosco, lo so. Sì, Smeargle è comodissimo perché... Sì, cioè non può... O ci spara l'ipnosi gratis su Smeargle e spera di itarla, o roba del genere. Anche perché se ci setta Trick Room si allenti. Sì, esatto. E dietro porterei due cosi restricted, Groudon e Xerneas. Esatto. Perché sì, perché sì. Diciamo che Xerneas ha tolto Bronzong fa, e anche Groudon in realtà avversario fa dannoni. Direi che però possiamo giocarcela così, vediamo. L'altra volta abbiamo giocato male, abbiamo persa una perché io sono un coglione, ho detto vabbè, settiamo Tailwind nel turno in cui sicuramente fa Trick Room. Ho fatto Trick Room e abbiamo perso. Ah. Comunque, allora, se non lo sapete, Game Freak, intanto parlo un attimo di roba un pochettino meno interessante, ha deciso di togliere il VGC 2016 dalle opzioni per la prossima stagione a punteggio. A Monkey Lead ha fatto. Monkey Lead, ok. Tailwind Dark Void? Potrebbe anche fare Dark Void ed essere veloce. Ma lui non lo sa. Cioè, dobbiamo giocare sul fatto che lui non sappia di essere veloce. Comunque, quali sono le mosse di Smeargle che io non le so? Adesso arrivo, te lo dico. Crafty, Dark Void, Bodyguard e Ago Difesa. Comunque potremmo fare anche Double Edge su coso, tanto per... Che se non si setta si addormenta. Sì, facciamo anche così, dai. Ok, Dark Void, Crafty... E Bodyguard e Ago Difesa. Vabbè, allora farei Dark Void comunque qua. Cazzo duro. Dai, cazzo duro, vediamo se paga. Allora, a me dà l'idea di uno Xerneas Bulky comunque. Se me l'ha portato in lead così a cazzo duro. Fake out! Su Smeargle! Ok, va bene. Ok, gli ho fatto 65-70%. Geo controllo, adesso. La cosa è... Cosa facciamo? White Guard? Facciamo White Guard... E Double Edge su Smeargle. Potrebbe anche essere Sash. Il problema è, vogliamo andare a dormire o vogliamo tirare giù Xerneas o vogliamo tirar giù... Ha preso difesa speciale, Smeargle, e... Meno difesa. Ok, no, io direi. Abbiamo preso attacco. E meno difesa speciale. Fantastico. Facciamo bodyguard e tiriamo giù Xerneas. Sì. Potevamo fare tailing qua. In effetti. Bodyguard. Ma comunque Xerneas sarà comunque più veloce. Sì, sì. Adesso fa Moonblast. Spero. Ha fatto Moonblast. Fatto Moonblast? Sì, che bravo. Bravo, bravo. Vabbè, questa l'abbiamo persa, mi sa. Immagino che abbiamo fatto Dark Void qua. Sì. E l'ha pure hittato.
Forse dovevamo fare crafty, però... Illusione, vabbè, abbiamo perso. Vediamo cosa becca il nostro di Smirgo, ma... Precisione, è troppo tardi. Ah, mannaggia, mannaggia. E cosa metto, Xenos o Groudon? Ah, Groudon. Però... Lo facciamo Protect Dark Void? Ma lui fa la Dazzling Gleam qua, a questo punto. Ah, uè, dobbiamo provare con le lame, per forza. Per forza, sì. Devo sperare che Missy non ha il boost in accuracy, quindi potremmo... Cioè, a parte che le lame, e devo hittarlo a elevation meno 2, c'è più 2. Quindi, insomma, con lo Smirgo mi sa che non no. Però, vabbè. Io ci provo. Proviamoci. E facciamo... E tanto brucio un turno di sleep, perché tanto siamo addormentati. Quindi cambia niente. Smirgo dorme. Ok, Dazzling Gleam. Ok, Groudon ne tiene 4. Quindi va bene. Uso più veloce di Smirgol. Ok, ho hittato le lame su Xerneas. Ho missato su Smirgol, va bene. Cioè, tanto avevamo perso comunque, però. Dark Void e Ita. Allora, Xerneas e Jum. Allora, Smirgol sicuramente. A questo punto, o Salamence o Kangaskhan e Groudon. Giù la difesa di Smirgol, va bene. Tanto ha più 2 in difesa speciale, anche con Moonblast non lo tiriamo giù. A Groudon. Ok. Avesse messato su Groudon, qua era una posizione un pochettino migliore. Però vabbè, non è che puoi tanto lamentarti dell'Axe o roba del genere alla fine. Io non so giocare questo team, lo so già che non lo so giocare. No, ma infatti neanche io, so. Però ci proviamo, più che altro oggi dobbiamo registrarne una cifra di roba, quindi... Esatto. Vedremo come andrà a finire, mi sa che tipo le ultime partite giocheremo a caso, cliccando mosse... Eruzione sotto rain? Vabbè, spade... potrei anche fare Protect, però tanto non ha senso, faccio gioco controllo. No, fai Dark Void. Non ce l'ho Dark Void. Lui fa Dark Void. Ah no, aspetta, Smirgol è giù. Sì, ho solo Groudon e Xerneas io. Ah ok, ah beh, allora sì. Gioco controllo, io ci provo. Se magari mi missa. Ah, sono più veloce di tutto quello che c'è in campo. Potevo andare per il crit di Moonblast su Smirgol. Però tanto ci dovevamo hittarlo prima e critarlo, che non era cosa facile. Ci proviamo. Se è speciale ce la possiamo cavare. Se Groudon è speciale, intendo. Vediamo un po'. No, è più lento di noi su Groudon. Cioè più lento del nostro Groudon. Dark Void. Vedo l'animazione, però potrebbe aver missato. Vediamo. Grossa già dormendo. Xerneas dorme. Li hai tirati tutti, cazzo. Sì. Spade e non missa. Amico. Cosa ti devo dire, amico? Cosa devo farci? Se non missa niente a lui, io non ci posso fare niente. Fra lame e Dark Void, cazzo. Illusione di nuovo. Vabbè, sto qua giusto per i lols. Perché magari potrei svegliarmi il prossimo turno. Ma è single target, mi tira giù. Vabbè, usciamo dalla lotta, facciamo un'altra lotta. Ma dai, se no perdiamo altro tempo. Va bene, abbiamo capito che i giapponesi sculano. Ok. Madonna, prima sul battle spot. Soprattutto con Smirgol. Smirgol è un cancro, ragazzi. Cioè, se becca il boost giusto... Ciao belli. Cioè, proprio ciao. Ma infatti, quel Moody... Cioè, alla fine vinci... A volte vinci solo di Moody. Sì. Io ho vinto una International League che era tipo... Smirgol e Kangaskhan Omega. Smirgol ha preso un'illusione, ha fatto Brave Bird. Mi ha missato. Perché era più due illusione. Ho preso di nuovo Evasion. Ho continuato a fare Follow Me, ho vinto così. Esatto. No, a volte no. Anch'io quando usavo Smirgol prima... Mm-hmm. E vabbè, magari mi outplayavano al primo turno, facevano la mossa giusta. Mm-hmm. E comunque prendevo il boost in speed e non è servito a niente. Sì. Puoi fare tutto il... puoi outplayarmi quanto ti va, ma se becco il boost in speed o in evasion, ciao bello.
Esatto. E spero in VGC 17 questo non accada più. sì, è un po' un casino, in effetti, sì. Quello... Ok, allora, vediamo se troviamo qualcuno. 1629, ok, lui dovrebbe essere un pochettino più abbordabile. Vediamo. Poi magari mi apre il culo come l'altro, però... No, c'ha Undum, ok. Ok, allora, è un standard con Undum, con Gengar, Kot, Tundurus, Yveltal, Groudon e Undum. Undum, quanto è veloce? Abbastanza. Ecco, se riesce a controllarmelo intanto ci provo a pensare un attimino alle lead possibili. Guardo subito. Sai che settare Trickron qua non è una brutta idea? Ma Mega Undo mi sa che te lo mangio a tre seli. O Salamence? E Undum dovrebbe essere più lento di Salamence. Aspetta. A 95. Ok, quindi Salamence è più Quindi, veloce. Ha ma difese aspetta, merda? io dico Undo normale è Sì. 95, E Mega? 115, Ok. quindi è più veloce Mega Salamence, però sono Ok. uguali prima della Mega Evoluzione. No, la Mega Evoluzione Salamence a 100. Sì? Sì, e Spitek con Kangaskhan. Io Ah, farei ok. Salamence, Cresselia, Xerneas e Groudon. Salamence Cresselia non è male, sì. Xerneas e Groudon, Sì, ok. direi così. Se mi lida Yveltal e Undum, che è la peggior cosa, switcho Cresselia su Groudon. Sì. Anche se gli do solar potere, però vabbè, Anche se non credo lidi così davanti a uno Xerneas. dai. Oh, senti, magari vuole rischiarsi la vita, che ti devo dire, non lo so. Vediamo. Ok. Allora, intanto mi iscrivo al suo team, Groudon, Gengar. Che poi potrebbe ridare benissimo Gravity Ipnosi. No, ha ridato così. Non ci credo. Houndoom, Yveltal. Oddio. Sì. Che ha più difesa o difesa speciale, Undum? Oddio, appena spento perché. Ok. Allora. Ma comunque ha delle difese di merda in ogni caso. Beh, Comunque devo credo sapere se lo tiro che giù con Double Edge. abbia. Sì, con Double Edge dovresti tirarlo giù. Ok, allora Double Edge e switcho su Groudon. Sì. Adesso protegge lo stronzo e mi fa tipo roba strana, tipo Tailwind. No, No, ma assolutamente. è stupido. Dai, dai. Ti prego, non fare la mossa stupida davanti a Cresselia, tipo farmi Tailwind davanti. Allora, io mi aspetto qua un knock-off su Cresselia grande come una casa. E che quella specie di cane canide muoia. Anche perché comunque che se non mega. Cioè se non muore. Il turno dopo posso semplicemente fargli di nuovo Double Edge. E muore. E tra l'altro si è pure tolto un po' di vita con Solar Potere. Allora, mi aspetto che sia Mega Undum. Perché non ha senso giocare un Omega, no? Sì, No, è Mega Undum. infatti. Ok, è Mega Undum. Già non ha senso giocarlo comunque, ma... Ok, allora... Che brutto è Mega Undum? Ok, Double Edge! Vediamo un po' se lo tira giù. No, l'ha tenuto. Con quanto? Tipo... 0 HP. Ok, Cool. Non so cosa possa fare. Dark Pulse? Ok, sì, su Groudon. Dovremmo tenerlo. Volevo, perché c'è il sole. Va bene, adesso possiamo semplicemente fare tipo... schifo. Mettiamo Xerneas e proviamo a fare Hyper Voice e setup. Solo che se ha fatto Snarl, quindi mi fa propendere per la cosa... Il fatto che non abbia mosse fisiche, quindi Sucker Punch non ce l'avrà. Perché siamo in range di Sucker Punch su Salamence, mi sa. Però devo rischiarla A perché... meno uno. Eh sì, noi siamo a meno 1 di Hyper Voice anche, tra l'altro. Oltre a essere lui meno 1. Sì, anche a meno 1. Siamo a 69 HP su 170. Però ci provo. Cos'è che ha dietro lui? Groudon. Ah, beh, c'ha tutta la roba che resiste, in effetti, però boh. Ok, ha protetto Undum. Che mi va bene. Hyper Voice. Che non ha fatto niente.
Ce l'ha Nocoff, eh? Mi hanno coffato su Xerneas. Ah, ed è più veloce, giusto? Sì. Però non è un problema, perché tanto il turno dopo tiro giù comunque. Ho un Doom con Hyper Voice. E comunque è Assolvest quel coso. Con Hyper Voice a meno 1 gli ho fatto 20 PS neanche. Ah, Vabbè, lo tiriamo giù con Moonblast, mi pare. Dovrei andare a vedere i calcoli. Adesso, già che ci sono, mentre aspettiamo qua, andiamo a fare due calcoli, va? Se mi quindi se carica. la Southwest potrebbe avere anche Sucker Punch Sì, dopo ma non mi Knock tira giù a questo punto, da quanto è bulky. Ok, ha switchato, avrà messo Groudon qua. Immagino, al posto di... No, Thundurus. Ah, ok. Snarl, ok. Ok, Salamence ci saluta. No, lo tiene, ok. Ok, il turno dopo io direi. Allora, lui sicuramente ha Groudon dietro. No? Abbiamo Thundurus e Yveltal in campo. Io farei double su Yveltal e Dazzling Gleam, visto che siamo setappati. sì, dietro chi hai te? Cresselia. Ma con Houndoom non è un problema. Perché Va poi bene. fa. Cioè, nel senso, sì, è un problema, ma relativo. Nel senso che. No, è un problema, lo so, però. O proteggo Salamence e faccio Dazzling Gleam qua, ma non lo tiro giù. Non potresti fare Hyper Voice in caso Tundu abbia la Sash? No, ho già tirato giù, già rotta la Sash. L'ho fatto Hyper Ah, Voice, è ok. entrato switchando. Ah, ok, Io allora sì, va farei bene. Double Edge e Magibrillio. E lo so, mi prendo il T-Wave qua, però. Però non ci potevo fare molto, cioè, nel senso, questo T-Wave me lo devo prendere per forza. E magari dopo 7 TR, se ci riesci. Come faccio con Houndoom sotto Solar Potere? Non so. Thundurus l'ha tenuto. Non so con quale magia. Ma Thundurus ha tenuto Magibrillo a più 2. E non è. Sì. E non è. Ok, però Salamence ha. Salamence ha tenuto il Double Edge. Non Oh, è ok. una brutta cosa. No, infatti. Cosa ha fatto Tundu? Thundurus ha fatto T-Wave su Xerneas. Adesso abbiamo Salamence a meno 2 in special. Ah, perché siamo a meno 1 special attack. Cioè siamo a più 1 con Xerneas, non siamo a più 2. Perché ha fatto Snarl prima, nel turno in cui si tappavo. Ok, allora Ah. io direi qua via Salamence dentro Cresselia. Perché devo resettarmi l'Hyper Voice. E farei di nuovo Dazzling. Sì. E poi provincio a sparare tipo Icy Wind e roba del genere. Esatto. Perché in realtà Salamence contro Houndoom e Groudon vince. Perché è più lento Houndoom ed è in range di Hyper Voice. Se riesco a fare abbastanza danni a Groudon, poi Hyper Voice pulisce la partita. Mi aspettavo una Dovrei partita più facile, giocarlo. devo dire. Comunque ho fatto il calcolo con 92 di attacco di Mega Salamence Double Edge contro 4 HP, 0 difesa Mega Houndoom. Al 62,5 lo shottavamo. Ah. Ha fatto tuono su Xerneas. Cosa? Ed è Life Orb. Dio santo però, la gente. Frana! Ah, Paraflinch! Oddio. Oh, Xerneas! Xerneas, mio dio! Ok. Adesso, ragioniamo. Ok, com'è la situazione? Houndoom ha uno sciccolo di vita. E abbiamo Cresselia quasi full vita. Ma lui può semplicemente fare Nero Pulsar su Cresselia e fare tipo Fire Punch su Xerneas. Però facciamo così. Allora, proteggo Xerneas e faccio tipo Icy Wind. Il turno dopo entro con Salamence e faccio Hyper Voice. E se non mi. Cioè, mi deve fare Rock Slide per tirarmi giù Salamence, altrimenti. O Fire Punch, comunque devi hitarmi entrambi. E facendo Hyper Voice su Houndoom ho la possibilità poi di tirarlo giù.
Ok. Sì. Proviamo così. Full para di Xerneas, ok, niente, va bene. Vabbè. Vabbè. Ma questo Cressile fa cagare. Niente, a meno di crit strani o di misti spari telluriche che chiaramente non arrivano, abbiamo perso pure questa. Crit. Mi ha Tanto crittato. per. Mi ha crittato spare telluriche. Ah no, però aspetta. Solar potere va giù. Ho single target Hyper Voice. Potrei aver vinto. Grodon, ma quant'è? 55-60. Però a giudicare da quanto si è preso da Magibrillo prima single target, si è preso tipo questo qua da Magibrillo single target, potrebbe essere in grado di tirarlo giù. O che ci devo provare. Non ho alternative. Vai, Salamence! Se toglie di più Double Edge di Hyper Voice, No, dici? togli più per Voice. Ha Abbiamo vinto! Non ci credo! tirato giù, grande, Sì! bene. Minchia, meno male che l'ho conservato, va. Mi ero dimenticato di Solar Potere. Perché Ondum non è che sia da molto in VGC, quindi. Ecco, su. Ecco, nel senso. Allora. No, vabbè, cioè, avrei avuto l'onta di aver perso contro Ondum per tutta la mia vita. Quindi non volevo. Già ci ho perso un torneo, quindi. Non vorrei. Quindi, Dov'è la allora, io direi bomba? che. La rotturante di oggi finisce qua. Vi ricordo che. Domani ne uscirà. No, domani. Questa è. Per. Sì, no. Oggi, questa è per mercoledì, quindi venerdì ne uscirà un'altra, mentre domani esce la Eggloc, e poi lunedì uscirà un'altra Rotturant. Cercheremo di portarle fino alla fine del mese. Oltre alla fine del mese mi sa che è impossibile perché io e Samugend, cioè siamo persone, a un certo punto non riusciamo più a registrare perché facciamo cagate. Quindi, da me Samugend è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao!